Siamo qui alla Sala della Regina alla Camera, ospite del gruppo di Fratelli d'Italia, che è impegnato in questo periodo, ma insomma particolarmente in questo periodo, ma non soltanto, sul tema della violenza alle donne, sul tema dei femminicidi. Questi sono temi importanti non soltanto in questo periodo, ma in generale, ma naturalmente se ne parla tanto in questo periodo anche per i fatti di cronaca. E fra l'altro fatti di cronaca, non li possiamo definire perché sono persone, ma protagonisti di fatti di cronaca importanti sono presenti oggi qui come testimonial di questo progetto. Perché gli interessa questo progetto? Si tratta di una iniziativa che mira a portare l'aiuto, diciamo così, e cure a 500 persone vittime di violenza o comunque di incidenti, vittime di qualche cosa di grave che le abbia deturpate, attraverso una operazione, diciamo così, sanitaria, un'iniziativa, una tecnologia particolare. Questa tecnologia si chiama biodermogenesi, il progetto si chiama Rigeneraderma. E qual è il motivo per cui siamo qua? Il motivo è questo. 500 interventi gratuiti vengono, ecco, offerti per persone che abbiano subito danni gravi come quelli che poi andremo a raccontare. Eppure c'è una pubblicità piuttosto limitata a questo genere di iniziativa, c'è un'adesione scarsa per il momento delle 500 offerte, diciamo, di questo tipo di terapia. Già da circa un anno questo progetto è in piedi. Ce ne sono 100 che stanno andando avanti e quindi ne mancano ancora tante. Qual è il problema? Adesso poi ne parleremo con gli esperti che hanno messo in campo questa iniziativa. È un problema di sfiducia sicuramente, è un problema forse anche di vergogna, è un problema anche di mettersi in gioco su un qualche cosa di così tanto delicato, perché qui stiamo parlando di danni fisici di persone che spesso e volentieri forse non hanno neanche la speranza, non ci credono neanche, che davvero potranno avere un recupero significativo come quello che invece nella letteratura scientifica recente, è vero però importante, su questo tipo di tecnologia possiamo riscontrare. Quindi dei miglioramenti che poi adesso racconteranno ovviamente molto meglio di me gli esperti che se ne sono occupati, se ne occupano e se ne occuperanno. Noi possiamo dire che però ci sono 300 già strutture in Italia che hanno aderito a questo progetto, una settantina di medici, quindi il territorio nazionale è coperto e appunto cerchiamo di farlo sapere a più persone possibili. Allora, andiamo intanto ad ascoltare il saluto di Maria Carolina Varchi, il capogruppo in Commissione Giustizia di Fratelli d'Italia, che appunto, diciamo, apre, inaugura i nostri lavori di oggi. Ascoltiamola. Vi ringrazio per l'invito, mi dispiace non essere presente lì con voi oggi, ma ci tenevo a mandare un messaggio di saluto. Anche in questa legislatura, come capogruppo dei Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia, mi sono occupata di provvedimenti che avevano come obiettivo il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, un tema che ha purtroppo prepotentemente occupato spazio nel dibattito, anche se evidentemente ne avremmo fatto tutti volentieri. A meno. Il tema scelto per l'evento di oggi, promosso da Rigeneraderma, è un tema particolarmente importante, particolarmente efficace, perché è un tema di speranza. Andare avanti dopo un evento del genere si può e si deve, e quindi avere il sostegno di professionisti, di specialisti del settore è certamente importante, perché una donna spesso vive in solitudine la scelta di fare una denuncia, spesso vive in solitudine il momento processuale, e poi oltre al momento culminante, dopo il momento culminante, c'è un percorso di allontanamento graduale dalla esperienza tragica come quella di una violenza fisica è. E dunque per noi è importante che, oltre alla prevenzione, oltre al contrasto della violenza di genere, come abbiamo fatto in sede parlamentare con un disegno di legge fortemente voluto dal governo, dal ministro Roccella in particolare, abbiamo puntato sulla prevenzione, sulla repressione, ma anche e soprattutto sulla tutela delle vittime, affinché ciascuna donna sappia che non è mai da sola quando deve affrontare un percorso spesso di denuncia, di fuoriuscita da relazioni tossiche che possono culminare in episodi
come quelli di cui state parlando oggi. Non indugio ulteriormente perché capisco che gli interventi da remoto non sono mai coinvolgenti come quelli che si possono fare in presenza. Mi dispiace non essere con voi, ma ci tenevo comunque a mandarvi un saluto e un ringraziamento, perché la disponibilità al sostegno di tantissime vittime di violenza è certamente un punto di merito per Rigenera Derme, e dunque a loro va la gratitudine di chi in sede parlamentare, in veste istituzionale, si occupa di combattere e contrastare questo orribile fenomeno. Grazie e buon proseguimento. E allora ringraziamo l'onorevole Varchi per il suo intervento, e come voi vedete seduta al tavolo vicino fra l'altro a alcune delle vittime di cui racconteremo oggi, anzi racconteranno loro stesse la loro esperienza, c'è il ministro, anzi la ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella, che è la madre, diciamo così, della legge sui femminicidi, e quindi ovviamente è una figura fondamentale, interverrà dopo diciamo gli esperti che un po' ci racconteranno di che cosa si tratta, un po' meglio di che cosa parliamo oggi, cioè che cos'è questo progetto Rigenera Derme. E allora adesso invece andiamo ad ascoltare l'onorevole Lancellotta, che è la capogruppo in commissione femminicidi, una nuova commissione, ma direi una commissione a questo punto fondamentale, in cui proprio in questo periodo tanti guardano. Cosa fate esattamente? Come vi state organizzando? Innanzitutto consentitemi di ringraziare, buon pomeriggio a tutti, gli organizzatori di questo evento importante, i colleghi parlamentari che sono oggi qui presenti e il ministro Roccella, che è sempre davvero tanto sensibile a tutto quello che riguarda la parità di genere, la violenza nei confronti delle donne, e credo che il disegno di legge che lei ha voluto fortemente, essendone proprio la madre, mi è piaciuto questo termine col quale è stata indicata, insomma fa capire davvero la volontà di questo governo. E io saluto innanzitutto le Filomena Lamberti e Maria Antonietta Rusitani. E così abbiamo svelato i nomi, e va bene. Del resto li avete visti sui cartellini, e loro hanno davvero storie importanti. Storie importanti. Vediamo l'ora di ascoltarle. Stiamo lavorando tantissimo in commissione bicamerale d'inchiesta su tutto ciò che riguarda la prevenzione. Noi abbiamo fatto sì che fossero costituiti da regolamento dei gruppi, ognuno dei quali è dedicato ad una particolare tematica. La priorità assoluta è la violenza economica. La violenza economica perché dipende tutto da lì. Bisogna rendere le donne autonome e indipendenti affinché abbiano il coraggio di denunciare e non abbiano più paura. Ed è proprio per questo motivo che il governo ha voluto stanziare 9 milioni di euro proprio per l'empowerment femminile. E sostanzialmente ci sono altri temi in commissione femminicidio dei quali ci stiamo occupando proprio a tutela delle donne. Uno di questi riguarda la salute e la sanità. Ecco, oggi affronteremo una violenza che non è una violenza fisica nei confronti delle donne, consentitemi di chiamarlo un vero e proprio omicidio di identità, perché andare a stravolgere ciò che riguarda proprio l'essenza di una donna, il proprio aspetto fisico, è veramente una delle violenze più gravi e grandi che possano esistere. E tutti noi credo di rappresentare anche il pensiero delle colleghe che sono qui presenti, siamo veramente indirizzati nel voler risolvere anche questa problematica in termini di cure sostanzialmente, perché molte di loro non hanno la possibilità di potersi in qualche modo sostenere economicamente per le cure che poi derivano da questa violenza. È fondamentale, noi ci stiamo lavorando tantissimo, e mi ricollego alla domanda che mi ha fatto la giornalista, la moderatrice, stiamo lavorando tanto anche per il tema della formazione, perché tutto il personale deve essere formato per intercettare anche i segnali di violenza che non vengono in qualche modo indicati o manifestati, sempre per la paura di denunciare, quindi personale sanitario, personale psicologi, assistenti sociali, la magistratura stessa e le forze dell'ordine.
Credo che la famiglia, la scuola e anche lo sport siano degli elementi importanti proprio per far sì che ci sia e avvenga questa vera e propria rivoluzione culturale, perché pari opportunità vuol dire pari libertà, ed è proprio noi di Fratelli d'Italia abbiamo puntato tantissimo su questa tematica, facendo anche nei giorni scorsi, è iniziata proprio nei giorni scorsi una campagna di Fratelli d'Italia proprio per sottolineare tutto quello che Fratelli d'Italia ha fatto e il governo ha fatto proprio a tutela delle donne. E credo che sia la volontà nostra di dimostrare a tutta la nazione quanto una moglie, una mamma, una donna debba essere rispettata, perché la libertà appartiene a tutti. Grazie. Allora, onorevole, solo una domanda prima di passare all'esperto e l'ideatore di tutto il progetto, che è Maurizio Busoni. Velocemente, questi impegni che voi state prendendo in commissione, un tempo, mi dia un cronoprogramma sulle prime cose concrete che vedremo. Sì, noi stiamo lavorando sul testo unico, sulla redazione di un testo unico che comprenderà una serie di norme indirizzate, ovviamente andando ad affrontare una serie di audizioni che stiamo già iniziando a fare e coinvolgendo tutti gli stakeholder che possano essere funzionali ad affrontare una serie di tematiche importanti proprio per riuscire a redare un testo unico, una sorta di libro bianco che possa in qualche modo intervenire non soltanto per il contrasto e la prevenzione del femminicidio, ma anche per il contrasto alle forme di violenza di genere. Bene, grazie. E allora a questo punto la parola a Maurizio Busoni, che possiamo dire è il patron di questa iniziativa ed è anche l'ideatore ed è colui che non solo in Italia ma anche all'estero porta avanti e forma il personale medico su questo tipo di tecnologie. Quindi che cos'è Rigenera Derma? Allora, prima di cosa grazie dell'invito, perché noi abbiamo portato avanti questo impegno da oltre un anno e mezzo. Stiamo aiutando molte persone, ma sono convinto che poterne parlare qua in sede istituzionale con molti rappresentanti della politica nazionale possa portarci a intercettare molte più persone che, come diranno anche le nostre testimonial, inizialmente avevano dubbi, avevano paura di illudersi, avevano cicatrici importanti e temevano di illudersi di poter migliorare la qualità della loro vita. E questo è un problema che hanno tante donne, hanno tante persone con cicatrici invalidanti. Per cui adesso vi spiegherò cos'è biodermogenesi, cos'è Rigenera Derma. Prima vi faccio una domanda. Noi abbiamo le tecnologie, abbiamo i professionisti, abbiamo la possibilità di aiutare gratuitamente queste persone. Io vi chiedo un aiuto concreto a intercettare queste persone. Aiutateci a trovarle, aiutateci ad aiutarle. Questo è quello che vi chiediamo. Rigenera Derma nasce dopo una serie di esperienze con le quali abbiamo trattato cicatrici importanti. Qua abbiamo due signore che ci racconteranno la loro storia. Una, la prima donna aggredita con acido solforico in Italia. L'altra, una donna con il 70% del corpo coperto da ustioni di terzo grado, con livelli di invalidità importanti entrambe. A livello di respirazione, a livello di apertura della bocca, a livello di alimentazione, a livello di deambulazione. Logicamente le loro cicatrici ci sono ancora, non facciamo miracoli, però abbiamo garantito una qualità della vita migliore, con terapie che sono assolutamente ben tollerate, prive di effetti collaterali e neppure dolorose. Senza nessuna limitazione, finita la terapia, le nostre pazienti prendono il loro stile di vita esattamente come era un secondo prima di iniziare. Perché posso fare una domanda? Prego. Ovviamente noi tutti siamo, non soltanto io faccio il moderatore, ma sono anche estremamente incuriosita da questa cosa, di cui comunque adesso ne so di più, ma certamente prima ne sapevo meno, quindi è anche giusto parlarne e divulgare comunque qualche cosa di scientifico di così importante, ma mi pare di capire che quindi fino ad ora il tipo di intervento che si può fare per questo tipo di cicatrici invalidanti, che più che cicatrici sono anche dei grovigli, qualche cosa che non attiene soltanto alla pelle, al derma profondo, ma anche ai nervi, a tante cose, si può lavorare su trapianti o comunque di pelle, naturalmente di organi, così, ma non si interviene
direttamente, come invece fate voi, con qualche cosa che sulla stessa pelle danneggiata la possa in qualche modo riattivare in modo così significativo. Ho capito bene? Allora, soprattutto le donne che sono state oggetto di violenza, come le signore che abbiamo qua, hanno avuto un percorso di urgenza terapeutico. Quindi con interventi che dipendeva anche invasivi? Da questo percorso dipendeva il fatto, certo, che sopravvivessero o meno. E qua il sistema sanitario ha dato a loro un supporto essenziale. Sono qua, fortunatamente. Non era un dato scontato. Vero. Il problema è che poi dopo. Una volta sopravvissute, dovete tenere presente una cosa: la cicatrice è un fattore, un'alterazione della nostra pelle che è normalmente degenerativa. Domani starà sempre peggio di come sta oggi. E la cicatrice ad oggi non ha una terapia elettiva. Se voi andate a vedere PubMed, che è il grande portale dove c'è tutta la ricerca scientifica e medicina, la stragrande quantità dei ricercatori indicano come soluzione di una cicatrice la rimozione chirurgica della cicatrice. Esatto. Quindi un sistema chirurgico nel quale asporto con una detenzione particolare quel tessuto perché mi degeneri di meno. Ma, perdonate se vi cito direttamente in esempio, la signora Filomena che ha avuto tutto il volto e il collo distrutto, cosa facciamo? Le asportiamo nuovamente collo e volto? La signora Maria Antonietta, che aveva tutto il corpo ustionato, cosa facciamo? Quindi, questo tipo di cicatrice, purtroppo, ad oggi, non aveva una prospettiva terapeutica. Oggi ce l'ha. Allora, queste sono le prove viventi. Allora, questo è davvero significativo. A questo punto, visto che siamo entrati nel dettaglio così scientifico, se è d'accordo il dottor Busoni, io farei parlare il professor Sbarbati, che è ordinario di anatomia umana nell'Università di Verona, che è partner di questo progetto e che anche lui ci può dire, insomma, cose su questa tecnologia. Posso permettere solo, certo, una cosa? Perdonami, Andrea. Quello che mi fa veramente piacere è che questo è un progetto che è nato e sviluppato interamente in Italia. È protetto da una serie di brevetti internazionali riconosciuti dagli Stati Uniti sino al Giappone, per cui questa, presuntuosamente, io la reputo essere una delle eccellenze made in Italy. Adesso passo la parola a chi è veramente bravo, il professor Andrea Sbarbati. La cicatrice da violenza è una sfida per il medico, è una sfida perché l'agente patogeno non è uno stupido virus, no? Come nel caso del Covid. È l'agente patogeno più terribile che esista al mondo, è l'uomo. E l'uomo è più intelligente come agente patogeno, e quando fa del male lo fa non per sopravvivere, lo fa per fare del male. E quindi è difficile affrontare dal punto di vista medico una situazione di questo tipo. Tant'è che dal tempo delle caverne abbiamo sempre combattuto contro le cicatrici e ancora stiamo perdendo. Stiamo perdendo perché forse ci impegniamo poco. Potrebbe fare di più la medicina, come diceva giustamente Maurizio, la nostra chirurgia è fatta per togliere tumori, non per togliere cicatrici. E la cicatrice è qualcosa che resta per tutta la vita. La cicatrice è un tessuto che dorme, non è morto, è un tessuto che va avanti, che sbaglia la strada, ha cercato di chiudere la ferita e continua a produrre fibrosi, continua a produrre atrofia, ma dentro la cicatrice c'è ancora vita. Questo è il messaggio che io vorrei dare: dentro la cicatrice c'è vita, è possibile fare qualcosa, è possibile risvegliare la capacità rigenerativa del corpo, e il corpo deve guarire da solo. Dobbiamo aiutare a tirar fuori quanto c'è di buono dentro la cicatrice, ci stiamo provando, è chiaro, parlavamo con le signore, come sia difficile per loro, mi diceva la signora Antonietta, ma sai quanto io spendo di creme, no? Sai quanto spendo di creme ogni giorno? Ministro, quanto spende di creme, ma la signora Antonietta? Adesso poi ci passiamo. di creme, però non è la crema che risolve il problema. Noi dobbiamo convincere i ricercatori, la classe medica, che tutti insieme con la tecnologia
possiamo fare qualcosa, anche perché anche il Covid ha dato una cicatrice, non la vediamo, i polmoni sono pieni di cicatrici, le cistiti sono cicatrici, come sono cicatrici in fondo le aterosclerosi, sono cicatrici. L'invecchiamento è una cicatrice, non è questo il problema, la ruga che ho qui. È la ruga che ho dentro la testa, la chiamiamo Alzheimer. Per cui curare le cicatrici delle signore significa fare del bene a tutti. Ecco, ci vuole uno sforzo congiunto della tecnologia, dei medici, dei pazienti anche, e forse anche dei politici. Allora, grazie. Questa tecnologia si basa sull'elettromagnetismo e poi cose più tecniche nelle quali non mi assolutamente addentro, però ecco, una cosa secondo me è importante da sottolineare, e cioè quello che voi avete anche detto, qua si parla di cicatrici come se in fondo le cicatrici o comunque i danni fisici fossero una questione estetica, e qui invece ci sono due macro aree secondo me, e credo forse anche secondo un po' tutti. Una è quella che comunque la cicatrice non è solo estetica, perché appunto è invalidante, come per esempio nel caso della signora Rositani, poi vedremo. Adesso non so se riusciamo anche a far vedere le foto perché sono un po' così d'impatto, ma sono cicatrici che impediscono i movimenti, impediscono determinate abilità e quindi sono invalidanti. Oppure invece la signora Lamberti, che ha avuto problemi anche di motilità al collo, oltre che avere avuto il suo aspetto estetico devastato. E appunto l'altra macro area è quella del che cos'è l'aspetto estetico, e cioè non è un fatto di bellezza, di qualche cosa di lieve, e qualcosa di profondo, perché l'identità, intanto l'identità di una persona è legata al suo aspetto anche e soprattutto quello della faccia, tanto per dire, ma non soltanto. Quindi non è un discorso così generico, buonista, come si dice oggi, va tanto di moda, parlare della cicatrice, del danno estetico, come qualcosa di altrettanto grave come un danno che non sia meramente estetico. Ma c'è ancora un po' questo problema, cioè l'andare a risolvere il danno estetico viene considerato qualcosa di meno urgente, di meno importante rispetto a altro tipo di danno che invece ha lo stesso. Busoni, che vuol dire su questo? Allora, prima di tutto, grazie della definizione. C'è un'altra cosa che aggiungo: la cicatrice che porta a dolore cronico. Ci sono cicatrici che chiedono somministrazione di morfina per poter resistere al dolore. Quindi la cicatrice è un universo che è stato interamente lasciato a sé. E questa tecnologia può fare qualcosa anche per il dolore cronico? Dunque, è fondamentale, sì, sottolineare anche questo aspetto. Abbiamo fatto un lavoro con cardiochirurgia a Vicenza, con pazienti che erano in terapia cronica con antidolorifici. Abbiamo trattato un primo trial di 10 pazienti, remissione totale del dolore prima del Covid, rivisitati dopo l'emergenza del Covid, questi pazienti non hanno necessità di antidolorifici, per cui parliamo di una stabilizzazione lunga. E poi l'aspetto importante, cioè la cicatrice altera, come diceva lei, l'identità della persona, è deturpante. Andiamo a vedere cosa vuol dire avere difficoltà di relazione con gli altri. Chiaro, la anche perdita questo di autostima è tutto. Cioè, questo è un aspetto che non viene adeguatamente considerato in nessun ambiente. E poi a me piace fare una riflessione. Esattamente 2000 anni fa Seneca diceva che la ferita si cura, la cicatrice resta. Forse dopo 2000 anni è arrivato il momento di darsi una sveglia e cambiare qualcosa. E cercare di togliere anche la cicatrice, o almeno insomma un almeno po' mitigarla. Esatto. Insomma, che non è poco. E allora a questo punto veniamo alla ministra Roccella. Come dicevamo, la legge sui femminicidi, che è fondamentale, però qui non stiamo parlando soltanto di omicidi, ma di un altro tipo di, diciamo, forse ecco, un omicidio dell'identità o comunque sfregio dell'identità. Ministro, ministra, ci tiene. Grazie. Intanto ringrazio Rigene Laderma che ha organizzato questo incontro, ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia per la sollecitudine con cui ha sempre affrontato il tema e che ha messo veramente al cuore della propria azione, non solo di governo ma anche parlamentare. E noi abbiamo cominciato a occuparci di violenza contro le donne fin dall'inizio, fra l'altro abbiamo il governo si è insediato proprio a ridosso della giornata contro la violenza del 25 novembre di un anno e mezzo fa,
e quindi immediatamente abbiamo voluto dare un segnale importante. Però io, ecco, non posso stare vicino, seduta vicino a Filomena Lamberti e a Maria Antonietta Rositani senza, senza dire qualcosa su, al di là della, di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo, perché continueremo, abbiamo davanti, siamo un governo di legislatura, abbiamo davanti quattro anni e mezzo, ancora, no, di meno, non so mai fare i conti, tre e mezzo di legislatura, quindi continueremo a fare, ad apprendere iniziative importanti su questo. Però ecco, il problema della cicatrice è simbolico, è fortemente simbolico, perché tutte le donne che subiscono violenza, a parte le donne morte e quindi i femminicidi, e lì per, non c'è veramente rimedio, tutte le donne portano addosso le cicatrici di questo, e la cicatrice visibile è semplicemente proprio simbolica di tutto quello che comporta la paura, il dolore, il guasto relazionale, il problema identitario, il riconoscere se stesse dopo questo, dopo la violenza, il ricominciare ad avere autostima, fiducia in se stessa, i sensi di colpa che hanno spesso incredibilmente le donne che subiscono violenza, il timore, insomma tutte cose che sono veramente cicatrici, che sono molto sottovalutate, che sono fondamentali. Noi dobbiamo certamente prevenire, certamente punire, ma dobbiamo anche rimediare e trovare il modo di rimediare e di aiutare anche a curare queste cicatrici e a far tornare il più possibile le persone, le donne che la subiscono, che subiscono la violenza, a una vita normale, a una vita piena, a una vita in cui possano ritrovare proprio la fiducia in se stessa, nelle proprie capacità, nella propria identità, nelle proprie possibilità di andare avanti, perché è stato detto dentro la cicatrice c'è vita, mi sembra molto bella questa definizione, noi dobbiamo proprio aiutare questa vita a emergere. Quindi ben vengano tutti questi progetti, noi siamo molto fiduciosi anche nella scienza e quindi certamente su quello accompagneremo le eventuali nuove terapie, nuove i brevetti italiani tanto più, e le scoperte che possono essere fatte in termini di possibili terapie. Quello che abbiamo fatto dal punto di vista legislativo è stato appunto prima di tutto questa legge con cui proprio abbiamo cercato di puntare alla prevenzione, cioè non è una legge repressiva, nel senso che ha ovviamente degli elementi di repressione, ma sono tutti elementi puntati, mirati proprio a evitare che il circolo vizioso della violenza vada avanti, prosegua, a cercare di interrompere il ciclo della violenza e di intervenire prima che le cose si aggravino. Quindi abbiamo mirato moltissimo sulle misure di prevenzione, sulle misure cautelari, sull'ammonimento del questore, quindi senza passare per forza dalla magistratura, ma un intervento immediato, perché il problema è il codice rosso ha giustamente messo a fuoco proprio il punto centrale, l'urgenza, la velocità. Noi dobbiamo intervenire il più velocemente possibile, perché a volte poi diventa troppo tardi e quindi noi vogliamo evitare che sia troppo tardi. Ci sono dei segnali, dobbiamo raccogliere quando ci sono, non sempre ci sono, e quando non ci sono e invece scoppia direttamente la violenza mortale è difficile intervenire, ma molto spesso questi segnali ci sono, a volte basta anche appunto il semplice ammonimento del questore a riequilibrare insomma la situazione, a mettere in guardia l'uomo violento. C'è il braccialetto elettronico, l'allontanamento, l'arresto in flagranza differita. Io sono stata molto soddisfatta quando ho visto che questa misura per esempio è già stata applicata, quindi si comincia a capire che alla violenza dobbiamo rispondere con urgenza dal punto di vista della magistratura, e qui noi abbiamo dato per la prima volta tempi certi. L'Europa ci aveva condannato fra l'altro ben 4 volte proprio perché i tempi della magistratura erano spesso molto dilatati. Noi abbiamo dato 20 giorni di tempo per valutare il rischio, prendere le misure cautelari eventuali, quindi ce ne sono altre di misure all'interno della legge, però insomma
l'idea che avevamo era questa: arrivare presto e arrivare per fermare, per bloccare, per evitare che le donne vengano uccise, possibilmente per evitare che continuino a subire violenza. Poi abbiamo, l'ho detto fin dall'inizio, quindi fin dalla prima finanziaria siamo intervenuti, anche quella a ridosso praticamente del nostro insediamento, e abbiamo neanche, devo guardare perché tutti i provvedimenti che abbiamo preso sono tanti, abbiamo aumentato, quasi raddoppiato i fondi a disposizione dei centri antiviolenza e delle case rifugio. E abbiamo stabilizzato il reddito di libertà, cioè quindi il reddito che possiamo offrire alle donne che non hanno un'autonomia economica e hanno bisogno di fuoriuscire da situazioni di violenza, ma hanno bisogno appunto di un aiuto. Siamo intervenuti anche su un'altra cosa a cui tengo molto e che so che sta andando molto bene, poi faremo un'iniziativa anche su questo per rendere pubblici i risultati della misura: il microcredito di libertà, quindi la possibilità per le donne che hanno anche un'idea per magari mettere in campo una propria iniziativa imprenditoriale, o hanno bisogno insomma di un aiuto da questo punto di vista, una facilitazione proprio per un aiuto dal punto di vista del credito, per farlo, per dare corso alle proprie iniziative e metterle in atto. Abbiamo 3 milioni di iniziative di 3 milioni per le iniziative di formazione, e stiamo con l'Osservatorio contro la violenza proprio mettendo a punto un testo con i principi per la formazione di tutti i vari agenti, diciamo, possibili, quindi dalle forze dell'ordine al pronto soccorso, anche alla scuola, tutti i luoghi dove è possibile fare formazione. Ecco, abbiamo cominciato a lavorare per un testo complessivo che dia linee di indirizzo sostanzialmente per la formazione. Poi la formazione si fa anche nei singoli ambiti, quindi ci saranno anche iniziative più specialistiche per la magistratura o per le forze dell'ordine, però questo testo deve servire proprio come linee di indirizzo generali. E abbiamo, è stato già citato, aggiunto 9 milioni per l'empowerment delle donne che fuoriescono da situazioni di violenza. Insomma, ne abbiamo veramente messe in campo tante. Allora, Ministro, lei sta sottolineando tutto l'impegno del governo, di questo governo, in favore, diciamo, delle donne e contro i femminicidi e comunque gli atti di violenza nei confronti delle donne. E però ancora, adesso infatti passo subito la parola alla signora Rositani, che racconta un po' la sua storia, vengono, diciamo così, più che lamentate, raccontate storie ancora di sfiducia, di paura anche nel denunciare, ma non paura soltanto del marito o dell'uomo violento di turno, paura che non ci sia una struttura che accompagna e non lascia le donne davvero da sole. A me è capitato nel mio lavoro più volte di sentire donne che hanno avuto questo genere di problemi parlare proprio di solitudine, ci lasciano sole, ma non il governo, diciamo in generale le strutture più che le istituzioni. E allora, Rositani, intanto racconti un po' la sua storia velocemente. Posso chiudere dicendo che è proprio questo quello che noi vogliamo battere. Lo abbiamo fatto prima di tutto anche pubblicizzando per esempio il 1522, abbiamo illuminato il Palazzo Chigi. È chiaro, un cammino che va implementato. 1522, per ricordare che proprio già questo, che è il primo approccio, la prima mano tesa, diciamo, nei confronti delle donne che hanno bisogno di un consiglio, di un'indicazione, di sapere cosa fare. Quindi quello che stiamo cercando di fare è proprio questo, cioè di farne non un problema individuale, ma un problema di tutta la comunità. Ed è per questo la nostra che è comunità parlarne. Deve stringersi intorno alle donne che subiscono violenza, impedire prima di tutto la violenza. La questione dei reati spia, per esempio, introdotta nella legge, è fondamentale, perché spessissimo appunto sento racconti le donne a cui, non so, l'ex taglia le gomme della macchina o
da tira i sassi sulla finestra per rompere il vetro e mettere paura, mettere ansia. Chiaro. Far sentire appunto il fiato sul collo dell'uomo violento. Ecco, tutto questo adesso sono reati spia che implicano una serie di aggravamenti, di attenzioni, insomma, proprio perché qui noi dobbiamo intervenire. Quindi è fondamentale intervenire velocemente, su questo noi stiamo intervenendo, ed è fondamentale che tutta la comunità abbia a cuore il problema della libertà femminile, perché è una questione di libertà, di sicurezza, di libertà delle donne, e che raccolga le questioni che sono intorno alla violenza e le faccia, le consideri questioni fondamentali. Ed ecco perché è anche così importante parlarne, e quindi ringraziamo il Ministro per questa testimonianza anche proprio del lavoro che sta facendo il Governo. E quindi dicevamo, intanto passiamo a Maria Antonietta Sbarbati, che ha una storia abbastanza orrenda da raccontare, ma per fortuna è qui con noi e anche sta meglio, diciamo, anche grazie a Regina Derma, per raccontarlo e per parlare proprio della sua storia. Grazie innanzitutto a tutti quanti voi, grazie Ministra, grazie Onorevoli, grazie Maurizio, grazie Regina Derma. Io ci tengo a dire questo: sono stata curata nell'ospedale qui in Italia, un ospedale eccellente, Bari, centro grandi ustionati. Lì ho trovato una famiglia che mi ha accolto, una famiglia che mi ha fatto rinascere. Poi c'è stato il Covid e si sono mobilitati a portarmi a Reggio, un ospedale meraviglioso, ma non aveva il reparto grandi ustionati. Ma si è mosso al meglio. No, anche perché, hanno, scusate, una cosa importante che va detta, perché speravamo, adesso vediamo se riusciamo a trovare le fotografie e a farle funzionare, ma qual è il suo problema? Ha ustioni sul 70% del corpo, 75% del corpo, la parte di dietro delle gambe completamente rovinata, ustionata, devastata, diciamolo pure, quindi non solo un problema estetico, ma anche proprio un problema di movimento, di articolazione degli arti, tante cose, insomma. Le immagini sono abbastanza raccapriccianti, e noi le vediamo e ci raccapricciamo, lei le ha vissute, è stata 20 mesi in ospedale, ha subito decine di interventi chirurgici, ecco, era per parlare di che cosa stiamo parlando, per la violenza di un uomo, ecco, di un... Certo, ci tenevo a dire questo perché sono stata curata in maniera eccellente, oltre 200 interventi chirurgici, ero a casa. Ma poi è arrivato finalmente il giorno di rientrare realmente a casa, in quella casa che io desideravo. Quindi, come una bambina, sono tornata a casa, ecco, accompagnata da mio padre, ho finalmente riabbracciato la mia famiglia. Ma Elena, volete sapere una cosa? Nel momento in cui sono tornata a casa, io stranamente mi sono sentita sola dentro casa. I dolori... Nell'ospedale avevo la morfina, camminavo con un catetere attaccato. I dolori erano fortissimi, erano lancinanti. Non mi potevo pagare un infermiere che mi venisse a medicare. Mia figlia Annie è diventata la mia infermiera. Poi un giorno Annie mi porta una notizia meravigliosa. Mi dice: mamma, sono incinta. Allora là io sono stata felice, felice perché ho pensato che finalmente anche quel grande sogno stava diventando realtà. Non pensavo un giorno di poter vedere un nipote, non credevo a questo, ma Dio mi ha fatto anche quella grazia. Allora da mamma dissi: no Ennio, ora basta, non mi puoi sollevare, tu oggi hai un compito grande. E quindi ho incominciato ad essere aiutata dai miei fratelli. Piano piano, non riuscivano, però si facevano forza. Andavo ogni 3 giorni in ospedale a fare le medicazioni in sala operatoria perché i dolori erano lancinanti. Volevo a tutti i costi rialzarmi, cacciare quel girello, volevo riprendere di nuovo a provare a camminare. Ahimè, però, dovevo fare la fisioterapia. Non potevamo, non c'erano i soldi, papà aveva fatto già tanti debiti per stare accanto. Allora abbiamo provato a farne altri, finalmente riuscì a fare un prestito, 30.000 euro, che tutt'oggi pago, tolto da una piccola pensione di invalidità, che è l'unica cosa che mi è stata riconosciuta. Però ringrazio Dio, perché io sono riuscita a camminare facendo fisioterapia, trovando un dottore meraviglioso che veniva tutti i giorni a casa, mi massaggiava, mi medicava e mi faceva riprovare di nuovo l'ebbrezza delle prime camminate.
però dovevo continuare, no? Volevo continuare a tutti i costi a farcela. Avevo un problema fortissimo all'occhio, una palpebra calante che mi stava portando alla cecità dell'occhio. Ma durante la mia strada conobbi un medico straordinario, il dottor Pelle Ceravolo, che mi ha operato del tutto gratuitamente. Mi ha operato, mi ha fatto ritornare l'occhio, ma volete sapere la verità? La cosa più bella l'ho avuta quando sono tornata a casa, perché è arrivato il giorno di togliere le bende. Un bimbo piccolo, all'epoca aveva appena 12 anni. Quando cacciai le bende dinanzi a lui mi disse: mamma, ma sei tornata come prima? Io non vi posso dire, in quel momento il miracolo della vita. Avevo tolto quel dottore con un semplice intervento del costo di 120.000 euro che io non avrei mai potuto fare, ma con tutta la sua gioia aveva tolto, rimosso dalla vista di mio figlio quello che il papà aveva fatto alla mamma, perché ricordiamoci che quello che io ho subito è stato fatto da suo padre e questo non si potrà mai cancellare. E da qua è arrivata la mia strada meravigliosa, ho incontrato tantissime persone, associazioni che mi sono solo grazie a loro, grazie a Maurizio, grazie al loro cuore, se io posso ogni tanto, e dico ogni tanto, non vedere del sangue scorrere dalle mie gambe, resistere al prurito, perché sono loro che mi permettono di potermi curare quando si può. Però nella vita niente è dovuto, ma quello che io chiedo sempre, Ministra, che dico a tutte le donne che mi scrivono tutti i giorni: Maria Antonietta, come si fa? Come si fa a non diventare come te? Allora la Maria Antonietta dice sempre la stessa cosa: bisogna chiamare. Io sono per il 1522 a Reggio Calabria, sto facendo un grande lavoro con la questura, perché secondo me solo denunciando, solo dando fiducia allo Stato, quello che io ho sempre creduto, quello che secondo me dovrebbe essere davvero la mia famiglia, solo in questo modo si può debellare la violenza. Però dico anche questo: quanto sarebbe bello se Maria Antonietta, ormai bruciata viva, non importa, con le sue cicatrici che ormai ha imparato ad amare, perché vogliono dire che sono una vittoria, io ho vinto una battaglia, la porto ma la continuo ad avere, non le voglio eliminare, ma vorrei semplicemente che mi facessero stare un po' meglio, che mi permetterebbero di non avere prurito, di non sanguinare, di non provocare dolore. E vi dico anche la verità, fra qualche 10 anni di poter finalmente correre, quando quell'uomo uscirà dalla carcere, e a quel punto mi serviranno queste gambe per poter correre questa volta e proteggere ancora i miei figli. Quando lui mi buttò la benzina addosso io dissi: no, non muoio con queste mani, io corro, vado dai miei figli. Permettetemi, Stato, di poter correre sempre verso la libertà, verso l'amore della vita che io ho e voglio. Sono una madre, voglio poter tutelare i miei figli, è quello che voglio io, è quello che vogliono tutte le donne vittime di violenza, donne che purtroppo si trovano a casa, donne che vanno a denunciare, donne che non hanno la possibilità economica. È per loro che io oggi sto parlando, è per questo telefono che brilla di messaggi di donne che mi dicono di dirle, donne che gli tolgono i figli perché a casa non hanno i soldi per poterli fare mangiare, donne che gli cacciano questi ragazzini, questi bambini, questi innocenti, e sono costrette poi a darle il padre, perché il padre, pur essendo il carnefice di quella violenza, ha i soldi per poterli mantenere. È inutile che ci giriamo intorno, una donna senza vittima di violenza ha bisogno di soldi, soldi per curarsi, soldi per mandare i figli a scuola, soldi per permettergli anche un semplice panino al McDonald's, fa parte della vita. Poterli mandare a calcio, io tutto questo non l'ho potuto fare, se l'ho fatto è grazie a mio padre, che si è indebitato fino all'osso per potermi a non abbandonare, ha dormito in una panchina, chiedeva semplicemente l'elemosina, ed è grazie a quelle persone che io oggi sono qua, ho avuto la possibilità. Oggi sono portavoce invece di tutte quelle donne che lei, Ministra, ha detto ci sono invece in una bara, dentro una tomba, i figli purtroppo gli portano una rosa quel giorno alla mamma. Io invece, Maria Antonietta Rositani, sono a casa e godo di una famiglia meravigliosa, di figli straordinari, e godo soprattutto della fortuna di essere in vita. Ma non sono sola, è una croce per me oggi essere in vita. E sapete perché? Perché vorrei che tutte quelle morti oggi si potessero davvero debellare, essendone io portavoce oggi. Evitiamo che possano arrivare altre ragazze, bambine, innocenti come Giulia e come tante altre, ad essere quel giorno testimoniali invece di una violenza che non finirà mai. Se noi
davvero non impariamo a poter portare il dialogo, dialogo nelle famiglie, dialogo ad accettare realmente la violenza, perché purtroppo la verità è che spesso si ha paura anche di aiutare chi la violenza ce l'ha, allora, e Maria la subisce. Grazie, no, grazie a lei. E questa testimonianza racconta esattamente i problemi di cui stiamo parlando. Risposte sono già arrivate dal governo, sicuramente spunti ulteriori arrivano dalle vostre testimonianze, anche di soldi si è parlato e quindi l'impegno comunque c'è. È chiaro che ci sono degli iter, ci sono dei tempi, ma comunque stiamo raccontando anche questo, e adesso invece raccontiamo anche l'altra storia, la storia di Filomena Lamberti, che ha, anziché il fuoco, diciamo, ci ha avuto l'acido in faccia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, io purtroppo, come dicevo prima, c'ho un primato, essere stata la prima donna acidati in Italia. Ovviamente in breve la mia storia è come tutte le altre donne, perché tutte noi donne che viviamo la violenza, io giro l'Italia dal nord al sud, però il copione è sempre quello: paura di perdere i figli, perché poi teniamo conto che c'è anche la violenza economica, tipo me, io dipendevo economicamente da lui, cioè si svolgeva un'attività di pescheria, ovviamente lui era anche il ragioniere di casa. Ho sopportato 30 anni di violenza domestica per poter far crescere i miei figli. Le domande erano tante che io mi ponevo, ma non trovavo risposte. Paura di denunciare, denuncio un padre violento, io senza un lavoro, figli piccoli, paura degli interventi degli assistenti sociali, vengono, mi tolgono i figli, ecco, è questo che mi ha dato la forza, ho dato la priorità a poter crescere i miei figli, senza rispettarmi. Ok, no, senza rispettarmi purtroppo. E così ho subito 30 anni di violenza. Poi, sinceramente, fu proprio due parole del primo figlio mio. Io l'unica cosa che mi rimprovero è di aver fatto vivere la violenza assistita ai miei figli, che fortunatamente non hanno portato la cultura patriarcale del padre. Che si sa, il 90% dei casi l'uomo violento viene da una famiglia violenta. Anche il mio ex marito, il padre, era violento. Comunque poi presi questa decisione di separarmi, ovviamente come tutti gli uomini violenti e possessivi, perché ti credono ormai, visto che tu hai sopportato per tanti anni, sei diventato una cosa sua. Infatti io dico sempre, chissà, forse era meglio se veniva con un coltello e mi ammazzava. Nel frattempo, perdonate, non voglio interromperla, ma come abbiamo visto prima le gambe della signora Rositani, vediamo gli interventi sul viso invece della signora Lamberti con la tecnologia di biodermogenesi e quindi con questo tipo di progetto. Ok, andiamo avanti, perché nel frattempo vede, ci sono le diapositive, sì, che non sono neanche le più raccapriccianti, ma rendono l'idea. Vogliamo rivedere le gambe? Beh, credo che le abbiate viste tutti, in effetti, sì, sì. Allora, signora Lamberti, prego. Stavo dicendo, appunto, quando poi dopo sì, perché ci sono tante forme di violenza. C'è purtroppo quello che subiscono i figli è la violenza assistita, di quale io sinceramente mi pento di averle fatte vivere i miei figli, perché i malesseri se li sono portati dietro. Io l'ho scoperto solo in secondo momento. A volte siamo anche noi mamme a far passare il messaggio sbagliato. Io quando poi sentii mio figlio che disse: voi dovete prendere una decisione perché noi siamo stanche di assistere a queste guerriglie urbane, e io lì ebbi la forza per la prima volta di dire basta, di rispettare quella Filomena che io per 30 anni ho calpestato. Vedo.
ovviamente come tutti gli uomini ha quel fatidico ultimo appuntamento, che la donna ci va perché ci va? Ci va perché è convinta di dire, sai, chiarisco e finisce lì la storia. Mentre non è così, perché l'uomo possessivo e violento ci va già premeditato, come anche il mio ex marito premeditò tutto. Infatti passarono poche ore, lui sembrò molto acconsenziente, non diede modo di far capire da lì a poche ore cosa mi avrebbe fatto. Infatti erano le 4 del mattino quando lui venne vicino al letto con questa bottiglia d'acido solforico che lui conosceva bene, perché io la usavo per sturare i tubi in pescheria, e io, abituato a dormire sul lato destro, lui mi tirò con la spalla proprio a farmi prendere la posizione a supina, e le sue due ultime parole furono proprio: guarda che ti do, a dire proprio questa è la mia punizione perché tu mi vuoi lasciare. E io sono stata curata al Cardarelli di Napoli, dove sono stata un mese in terapia intensiva, in prognosi riservata, e poi trasferita al reparto di chirurgia plastica ricostruttiva. Il mio calvario ospedaliero è durato 5 anni, dove ho subito più di 30 interventi, che purtroppo non è solo quello che si vede. Io ho il braccio sinistro che è più corto perché l'acido me l'ha tutto corroso ed è più piccolo e non ha più la funzionalità di questo qua. I medici a Cardarelli me lo dissero: Filomena, noi facciamo tutto quello che c'è da fare, però tu una cosa devi sapere, non tornerai mai più come prima. Ma io non vi nascondo che da quel 28 maggio 2012, io appena entrai nel corridoio che mi stavano portando nel mio box in sala intensiva, il mio primo pensiero che mi sfiorò la mente fu proprio quello di dire: finalmente me ne sono liberata. Ovviamente non conoscevo le conseguenze, non immaginavo le conseguenze che mi avrebbe procurato l'acido, però il mio primo pensiero è stato quello, perché io credo, come è stato detto prima dalla ministra, io credo che nessuno ha il diritto di togliere la libertà a un'altra persona. Nessuno ha il diritto di togliere l'esistenza di un'altra persona e l'essere di un'altra persona, nessuno di noi. E io oggi poi mi sono affiancata a Spazio Donna Linea Rosa di Salerno, dove mi hanno supportata, dove con loro ho scritto anche un libro. E quando sono approdata a Spazio Donne, tutti i giochi si erano conclusi, anche quello della giustizia, dove io non ho avuto giustizia, perché ovviamente nel 2012 non era in vigore il codice rosso, e lui fu condannato per maltrattamenti in famiglia con un patteggiamento solo a 18 mesi. Ecco, io per esempio, io non ho paura, perché lui già è fuori da tanto tempo. È quello che auguro anche a Maria Antonietta, quando uscirà il suo carnefice, da non aver paura. Sono ormai passati 12 anni, se verrebbe vicino a me mi dovrebbe solo ammazzare, perché a me dormendo non mi ci ritroverà mai più. Comunque io giro, sono anni, è dal 2014 che io giro l'Italia dal nord al sud con la mia associazione, porto la mia testimonianza in favore delle altre donne, ma soprattutto nelle scuole. Dicono, a volte pretendono molto dalle scuole, ma io credo che l'insegnamento prima di tutto deve avvenire nelle famiglie, perché siamo noi a dover educare i figli. E come ho detto, io sono stata, e di questo ne vado molto orgogliosa, che i miei figli non hanno seguito le orme del padre. Due sono sposati, uno ha la compagna, ma nessuno di loro mai si è permesso di usare violenza con la propria donna. Vuol dire che loro hanno capito, perché a volte
gli uomini violenti che vengono dalle famiglie violente dicono: se lo fa mio padre lo posso fare anch'io. Ma questo vale anche per la donna. Io ho incontrato ragazze nelle scuole che dicevano che la mamma subiva violenza. Queste ragazze, signori, stavano venendo su con l'idea che se un giorno si affiancava a loro un uomo violento era tutto normale, perché era la mamma che faceva passare il messaggio. È proprio normale. Questo quello che va sottolineato, la non normalità, uscire da questo schema indubbiamente. Ma vorrei chiederle questo, vedendola oggi e vedendo anche le fotografie 12 anni dopo, lei fisicamente come sta, anche grazie alle terapie che sta facendo? Allora io ovviamente io sto al secondo ciclo, cioè ho fatto 8 sedute e me ne mancano 2 del secondo ciclo. Come ha detto il professore Busoni, io il mio collo era tutto tirato così, non sentivo il tatto se me lo toccavo. Allora sì. Adesso stiamo lavorando sulle labbra, come si può vedere lì il mio labbro tendeva tutto ad andare ad un lato, mentre adesso meglio. Anche qui c'avevo, c'ho ancora per carità, però questa ferita mi sta dando modo di poter respirare meglio, perché io fino allora trascorrevo anche d'inverno notte seduta fuori al balcone perché non riuscivo a respirare. Come dico sempre, grazie al professore Busoni, io ho provato a risentire il vento sul mio volto. E non è poco, certo. È per questo anche che siamo qua, perché si sappia appunto il più possibile, insomma ricordiamolo anche poi che ci sono appunto 500 trattamenti gratuiti, quindi anche sì. Per questo siamo qua, e questo, perché le persone lo sappiano. E questo sinceramente è il primo trattamento che ho potuto fare. Ecco. Perché anche lei segnala questo. Precedentemente non ho potuto affrontare nessuna spesa medica. A me per esempio era stato consigliato di indossare una maschera. Questa maschera doveva venire dall'Inghilterra, costava ben 450 euro, che io purtroppo non ho potuto usare. È evidente che qui un problema di denaro è sottolineato certo, da tutti. Certo, perché poi le persone come... principali. Prego. Le persone come il mio ex, io ho lavorato, si lavorava assieme, però lui era il ragioniere di casa. Sì, ce lo spiegava infatti. non avevo possibilità economica personale, cioè si sa, questa è una storia. Però io oltre a questo diciamo vorrei cercare di migliorare, ma non il mio braccio, non sentire... perché io mi sembrerà una cosa strana, ma io vi dico già da stasera che da stanotte a domani qui a Roma pioverà. Ah, ecco. Ve lo dico io, sinceramente. Sicuramente. Ormai anche a casa dicono che io ho il braccio meteo. Comunque sulla sensibilità evidentemente Regina Derma può fare molto, come ci spiegava la temperatura, sì. Quando cambia la temperatura, questo qua io adesso me lo sento un pezzo di legno. Ecco, esatto. Fatemi sapere se domani piove a Roma. Allora, qui abbiamo ascoltato, ringraziamo il ministro che è stato con noi molto tempo, ma che ha i suoi impegni. Veramente intanto ringrazio le signore della testimonianza, dovrebbe veramente essere conosciuta da tutti. Penso che siamo questo contenti sia, che l'abbia riascoltata e sia che davvero abbia dato anche delle risposte. Una testimonianza preziosa. E voglio solo ricordare che c'è anche un altro provvedimento, c'è cioè un incentivo per l'assunzione, una decontribuzione sostanzialmente, un incentivo per l'assunzione di donne vittime di violenza che producono deformazioni, eccetera. Deformazioni. Grazie, grazie per averlo ricordato veramente. Buon lavoro. Grazie a grazie. Voi. Grazie per essere lavoro. Stata qui con noi. Fate. C'è una borsa. Arrivederci, grazie mille, buon lavoro. Allora.
A questo punto abbiamo ascoltato le vittime, parlando di vittime, responsabile del Dipartimento Tutela Vittime per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il senatore, anzi la senatrice, immagino che ci tenga anche lei, Cinzia Pellegrino, che se è disponibile a venire a parlare, l'ascolteremo, è già pronta? Sì, siamo qua e per me è indifferente di essere chiamata senatore o senatrice, l'importante è l'attività e la funzione messa a disposizione della collettività. E devo dire è difficile parlare dopo queste due testimonianze, perché è stato anche molto difficile trattenere la commozione. Non è la prima volta che ascolto testimonianze di donne, però ogni volta riescono a trasmettere sia ovviamente il grande dolore che hanno dovuto subire, ma anche la grande forza d'animo, il coraggio con il quale riescono a superare queste difficoltà. E quindi intanto vi volevo ringraziare per essere qui a portare la vostra testimonianza e ringraziare per essere diventate, anche se non per vostra volontà, la testimonianza di donne che possono essere leader. Lo raccontava prima Maria Antonietta, no? Tu sei diventata un'accentratrice di risposte, un supporto per altre donne che stanno nella tua stessa difficoltà, e con il tuo importante lavoro, con la tua parola, con il tuo sostegno puoi contribuire a salvare delle vite. E questa, secondo me, insieme alle testimonianze che state portando avanti, è la più grande delle vittorie rispetto a chi ha voluto farvi grandi torti, quello di tentare di togliervi la vita e quello di tentare di togliervi l'identità e l'autostima che ne consegue. Quindi grazie per essere un punto di riferimento e grazie per portare avanti con coraggio questa battaglia. Da parte nostra, devo dire, per riagganciarmi a quello che è stato l'ultimo intervento del Ministro Roccella, non ci siamo fatti trovare impreparati come governo, neanche dal punto di vista del sostegno economico, che è stato più volte citato come mancanza in questo consesso. Pochi sanno che una delle due fondamentali misure che ha intrapreso questo governo sono state il rifinanziamento del reddito di libertà e la riproposizione del microcredito di libertà. Questo a dire che riconosciamo la valenza, il significato del supporto economico a chi subisce questi atroci abusi, e lo abbiamo reso strutturale. Ad esempio il reddito di libertà, che prevede un piccolo sussidio di 400 euro al mese per un intero anno, è stato rifinanziato con 6 milioni di euro in più, è reso strutturale dalla prossima finanziaria, quindi già da quest'anno, dal 2024, sarà così. Potremo aiutare molte più donne intanto ad avere un'entrata economica che garantisca il minimo indispensabile. È ovvio che non è sufficiente, ma a questo abbiamo voluto agganciare il microcredito di libertà, che è un altro finanziamento a fondo perduto che la donna può richiedere tramite l'Ente Nazionale per il Microcredito, sia per la propria formazione che per avviare un'impresa, un'attività, quindi per riprendere in mano la propria vita economica anche sfruttando le proprie doti e le proprie capacità. Quindi un passo in più verso quella che dicevamo essere la necessaria indipendenza, non solo economica ma personale, perché è vero che il denaro serve, ma il denaro è uno strumento per garantire la nostra vita, la vita dei nostri figli e un futuro migliore. E su questo noi puntiamo, e puntiamo non guardando le vittime da un lato semplicemente assistenziale, quello serve nel primo momento. Il secondo passo, che è quello più importante, che è quello più difficile, è far recuperare l'autonomia. Questo avviene tramite il necessario recupero dell'autostima, ma anche tramite il supporto dello Stato che crede nelle capacità di coloro che credono nelle proprie capacità. E quindi secondo me questo è un supporto che va sempre evidenziato e rimarcato. E noi siamo qui per questo, per cercare sempre nuove soluzioni affinché questo problema ci dia finalmente la possibilità un giorno di dire sì, stiamo andando verso la fine, stiamo andando verso
una nuova era dove il problema, il tema della violenza delle donne non lo dovremo più affrontare, perché effettivamente forse non avverrà mai più. Allora, grazie al senatore Pellegrino anche per questa serie di informazioni economiche, diciamo così, monetarie che ci ha dato, perché comunque questo è uno dei temi più cruciali che abbiamo trattato oggi, e senz'altro ne parleremo anche con il prossimo intervento. Quindi l'onorevole Maddalena Morgante, che è responsabile del Dipartimento Famiglia e Valori Non Negoziabili di Fratelli d'Italia, che ha una sua proposta di legge da raccontarci molto brevemente, ma è significativa, quindi parliamone. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti, un saluto alle colleghe parlamentari e al ministro Roccella per la sua presenza, ma vorrei davvero ringraziare chi ha organizzato questo incontro, ma soprattutto le due grandi testimonianze. Un grazie davvero a Filomena Lamberti e Maria Antonietta Rositani per il coraggio anche che hanno avuto, non solamente nel saper affrontare in tutti questi anni anni difficili, ma soprattutto per avere la forza e il coraggio di parlarne, perché questo credo che sia la cosa importantissima. A gennaio del 2023 depositai una proposta di legge volta ad inserire le vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente al volto all'interno delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio del lavoro. E lo scopo di questa legge è quella di ampliare le categorie protette che sono previste dall'articolo 1 della legge del 1999 numero 68, che prevede espressamente quali sono i beneficiari di questa legge, e sono sostanzialmente le persone invalide di guerra, le persone sordomute, le persone cieche o coloro che hanno una invalidità superiore al 44%. Ecco, con questa legge, visto che si è parlato, con questa proposta di legge, visto che più volte nel corso degli interventi e di oggi che mi hanno preceduto si è parlato proprio anche della necessità per una vittima di violenza di essere indipendente anche dal punto di vista economico, io vorrei proprio ampliare la categoria protetta ai fini della collocazione del lavoro, fare in modo che tutte quelle persone vittime di violenza con sfregio o comunque una deformazione significante al volto possano essere ricomprese. Quindi la volontà è proprio di ampliare la portata delle categorie protette. E questo perché credo che sia una persona che viene sfregiata al volto subisca una aggressione devastante, non solo dal punto di vista fisico, pensa ad esempio alle cicatrici, alle ustioni, ai innumerevoli anche interventi che deve subire nel corso della sua vita, ma soprattutto dal punto di vista psicologico. E credo davvero che il volto sia l'essenza della persona, l'identità della persona stessa. Basta pensare una la mattina che quando si sveglia si specchia, appunto, e quindi vedersi sfigurata credo che sia una sofferenza, una cicatrice e che si porta psicologicamente dentro, ma anche dal punto di vista relazionale, anche perché l'aggressore, una volta che termina appunto anche di scontare la pena, ritorna alla vita normale, chiamiamola normale, scusatemi, ma la persona che invece è aggredita come fa a ritornare alla vita normale? E quindi la volontà di questa proposta di legge è proprio quella, dare alla vittima di violenza la possibilità di reintegrarsi all'interno della società, e il lavoro credo che sia uno strumento davvero efficace. Quindi questo è il senso della proposta di legge che adesso all'esame è in commissione lavoro, e insomma spero che arrivi il prima possibile all'interno dell'aula. Grazie. Ecco, infatti questo era, salutandoci, cioè ringraziandola per il suo intervento, onorevole Morgante, è proprio questo quello che diciamo viene subito da dire: contiamo sul fatto che si prema perché una proposta di legge del genere è all'esame ancora in commissione lavoro. Sono state oltretutto ho fatto numerose audizioni, esatto, e insomma, speriamo che arrivi presto in aula. Grazie, grazie a tutti per le testimonianze, e vi impegnerete per, naturalmente, certo. Immagino a questo punto ancora un politico, l'onorevole Pellicini, che è in commissione giustizia e che ha diciamo ci ha invitato qui e che ha preso a cuore tutta questa iniziativa e che quindi anche lui dice la sua su questo tema, che abbiamo un uomo, abbiamo sentito tante donne, perché questo tema ovviamente ci interessa personalmente come categoria, ma non soltanto, evidentemente gli uomini anche sono in prima linea nel considerare il tema della violenza nei confronti delle donne fondamentale. Sì, grazie, ma intanto devo questo evento nasce proprio da un'interlocuzione che ho avuto il piacere di fare con la dottoressa Cotticelli,
ci siamo incontrati per caso e da lì abbiamo iniziato a parlare di queste tematiche e da qui la giornata di oggi, che è stato un piacere condividere con tutte le persone a questo tavolo, con le mie bravissime colleghe parlamentari, prima col ministro Roccella, con queste due magnifiche signore e con questi professionisti che tanto bene hanno fatto per le loro cure. Ecco, io mi sono occupato di questa tematica sicuramente da parlamentare, perché essendo in Commissione Giustizia ho lavorato molto anche in sede di Commissione proprio sull'attuale legge 168-2023, perché molti hanno sentito parlare del DDL Roccella, ma il DDL Roccella è diventata legge, ha un numero, la 168-2003, e in Commissione abbiamo fatto un lavoro molto importante. Però non è la prima volta che mi occupo di queste tematiche, perché prima Filomena Lamberti mi diceva che ieri era nella mia cittadina a Luino sul Lago Maggiore, cittadina della quale sono stato sindaco per 10 anni, e mi sono davvero occupato di queste tematiche, non dico tutti i giorni, ma attraverso un assessore molto bravo che avevo, l'assessore Caterina Franzetti, abbiamo aperto una casa rifugio, abbiamo partecipato al piano di zona con tantissime iniziative. Quindi ci siamo scambiati prima con Filomena Lamberti e proprio questo contatto della mia cittadina. Devo dire, ne ha parlato tantissimo il ministro Roccella della sua legge, ma ci sono delle cose, ad esempio, perché ce ne sono tante di cui non ha parlato, ad esempio è importantissimo quello che prevede la legge, l'articolo 18, che prevede i corsi per i maltrattanti, cioè se coloro che hanno commesso questi reati gravissimi vogliono beneficiare della sospensione condizionale della pena, devono sottoporsi a corsi che questa legge fa diventare molto significativi, non più dei corsi tanto per farli, ma dei corsi che devono avere una frequenza bisettimanale, devono portare ad un attestato di idoneità per l'averlo superato, e quindi sono molto seri, tant'è che ci sarà un decreto interministeriale previsto dall'articolo 18 in base al quale verranno stabiliti i criteri per il riconoscimento e l'accreditamento da parte dello Stato. E poi, ad esempio, un'altra misura sulla quale abbiamo lavorato anche con le opposizioni in Commissione Giustizia, ad esempio abbiamo lavorato sull'articolo 387 bis del Codice Penale, alzando la pena, perché prima la pena, il 387 bis, scusate, faccio l'avvocato, ogni tanto parlo di articoli, ma è giusto anche dire di che cosa sia, punisce colui che viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa stabilito dal giudice. In questo caso la pena era fino a 3 anni. Cosa succedeva? Ho avuto dei casi anch'io come avvocato, la persona che continuava a violare questa norma veniva arrestata, veniva portata in tribunale, ma immediatamente rilasciata dopo l'udienza di convalida, perché non si potevano applicare misure cautelari, perché il reato era punito fino a 3 anni. D'accordo anche con i colleghi dell'opposizione, con un'interlocuzione che ho avuto personalmente, abbiamo portato la pena a 3 anni e 6 mesi, e così che si potranno applicare anche delle misure cautelari in questo caso. Quindi queste, oggi siamo col gruppo di Fratelli d'Italia, ma queste sono tematiche che non riguardano soltanto noi. Bisogna dare atto che in Parlamento, in Commissione, abbiamo lavorato con tutti gli altri gruppi e abbiamo lavorato bene. Grazie per questa testimonianza, anche commovente, ma soprattutto grazie per la forza che riuscite a trasmettere. E comunque registriamo con piacere, ma non è la prima volta, ma comunque che anche lei ci conferma, c'è una sensibilità bipartisan in questo caso su queste tematiche. Quindi qui noi siamo, sì, ospiti del gruppo di Fratelli d'Italia, ma è questo della violenza di genere, della violenza nei confronti delle donne e dei femminicidi, un tema che evidentemente è caro un po' a tutta la politica, e quindi un po' tutti si muovono. Altro tema, e con questo poi chiuderemo l'incontro di oggi, non indifferente per tutti, perché la cronaca ci racconta dei femminicidi ma ci racconta anche altro, è quello che sta succedendo in Ucraina. E allora un altro progetto che giustamente accenniamo soltanto, ma con il quale appunto ci salutiamo oggi, è il progetto Mission to Kiev, missione a Kiev,
con la formazione e l'intervento di aiuto con questo tipo di tecnologia di cui abbiamo parlato oggi, anche per quanto riguarda le ferite di guerra e quindi quest'altro tipo di danni, perché qui abbiamo parlato di cicatrici, abbiamo parlato di nervi, di sensibilità, di però anche dolore cronico, oltretutto, che insomma non è un argomento da poco, e c'è questo, questa iniziativa nei confronti delle vittime della guerra in Ucraina. E quindi Busoni, ci accenni un po' questa cosa. Sì, allora a settembre scorso ero a Varsavia a fare una formazione a un gruppo di medici, e fra questi c'erano medici ucraini che ci hanno portato cartelle cliniche, fotografie e tutte testimonianze di cicatrici di guerra sulle quali non sanno cosa fare. Per capirsi, a livello di letteratura scientifica esistono solo 18 lavori pubblicati. Se parliamo forse di unghie incarnite ne troviamo qualche centinaio. Quindi la cicatrice di guerra non è stata mai presa in esame, non si sa come approcciarla. Oltre alla lesione che viene data alla cicatrice c'è l'effetto aggiuntivo del componente chimico addizionato all'esplosivo, al proiettile, ok, per capire quanto questa sia devastante. Circa il 20-25% delle amputazioni 6 mesi dopo chiede un'ulteriore amputazione, perché il componente chimico comincia a erodere le ossa, i muscoli, i tendini, la pelle, quindi continua a distruggere il tessuto. Quindi con l'aiuto di tanti amici, abbiamo coinvolto anche il professor Sbarbati, abbiamo coinvolto il professor D'Andrea all'Università di Napoli come chirurgo plastico, abbiamo sviluppato protocolli terapeutici forti dall'esperienza maturata in passato quando abbiamo lavorato su bambini profughi della guerra in Siria. Abbiamo fatto un'operazione a Istanbul, abbiamo aiutato tanti di questi bambini, con dei risultati sono stati veramente gratificanti, e abbiamo sviluppato protocolli importanti. Adesso abbiamo già 22 medici in Ucraina che sono disposti a erogare terapie gratuite ai feriti di guerra, civili e militari, e stavamo parlando col professor Sbarbati del problema che avremo, perché formare 22 medici, e da quello che ci danno come indicazione in Ucraina alla fine saranno più di 50, diventa complesso. Quindi io non so se in qualche modo, e ora faccio un'altra richiesta, è possibile tramite le istituzioni organizzare una missione, formazione in Ucraina che ci permetta di andare là in sicurezza. Domanda difficile, lo so, la butto lì e quando volete ne possiamo parlare, anche perché non sarà una cosa che dobbiamo organizzare in un giorno. Con i nostri colleghi della Commissione Esteri possiamo affrontare l'argomento, certo. Volentieri. Quindi, sappiamo ai dati di novembre scorso che ci sono oltre 10.000 cicatrici invalidanti in Ucraina, e quindi sappiamo che c'è una situazione disperata. Cerchiamo di aiutarli. E se sarà possibile andare a fare la formazione là in sicurezza, sarà molto più facile che non spiegare per via remota come si interviene su una cicatrice da ustione o da amputazione o tutto ne consegue. Quindi grazie dell'attenzione. Mi sembra che abbiamo messo un punto davvero importante su questa, oltretutto con questa possibile connessione per una possibile missione anche in questo caso con il problema dell'Ucraina. Volevo fare un'ultima domanda al professor Sbarbati e poi ci salutiamo, perché non può non venire a questo punto la curiosità al cronista, ma forse anche a tutti noi, e cioè tutto questo di cui stiamo parlando oggi dal punto di vista dei danni e diciamo il lato sanitario, non il lato la violenza, le donne, le leggi, eccetera, eccetera. Dal punto di vista sanitario, questa iniziativa, questo progetto e queste cose che voi fate e che fanno, producono dei risultati sul corpo delle donne o comunque delle vittime, ricordiamo che non è dedicato solo a donne il progetto Rigenera Derma, anche a eventuali uomini che possano avere questo tipo di problemi. Dicevamo, come viene vissuto dalla comunità scientifica? Qual è la reazione dei... Lei è un professore di università a Verona, importante, tante pubblicazioni. Che clima c'è in giro? Oh, c'è un clima di grandissimo interesse. Oggi la medicina rigenerativa è il nuovo settore, perché in medicina rigenerativa c'è tanta tecnologia, c'è tanta interdisciplinarità. Una cicatrice non può essere affrontata da un solo specialista.
È chiaro che c'è bisogno del dermatologo, come del chirurgo plastico, come del fisiatra, quindi è il campo su cui oggi ci stiamo giocando, io direi quasi il futuro della medicina, perché con una popolazione che invecchia dobbiamo imparare a rigenerare. Per questo lo sforzo scientifico che stiamo facendo sulle cicatrici può servire a tutti noi. Allora, grazie. Una serie di buone notizie, una serie di indicazioni, una serie di spunti, una giornata importante sicuramente, un appuntamento di cui ancora vi ringraziamo e ci salutiamo qua. Grazie mille. Grazie a lei.